In cui la piaga del lavoro, adesso la sanità. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e alle procure di Roma e Catanzaro sull'illegittimità della proroga del commissariamento della sanità calabrese. Conferenza stampa della parlamentare Dalila Nesci, l'ha seguita Emanuela Gemelli. Nessun piano per rimodulare la sanità, la giunta regionale non ne ha mai presentato uno, è la risposta che Dalila Nesci, deputato 5 Stelle, ha avuto in aula venerdì scorso dal sottosegretario De Filippo. Il commissariamento della sanità in Calabria resta in piedi anche per questo motivo, sotto accusa l'operato del presidente. Una conferenza stampa un po' insolita davanti al palazzo della regione, ma perché ce l'avete tanto con Oliverio? Il problema della sanità calabrese risiede proprio qui dentro, nel palazzo regionale, perché il governatore Oliverio eletto nel 2014 ha rinunciato al suo mandato. Nella risposta che ha avuto alla mia interpellanza, il governo ha conclamato che la regione non ha mai avuto intenzione di riscrivere il piano di rientro, né tantomeno risulta riscritto un nuovo piano di rientro per il 2015 né per il 2013. Significa quindi che il governatore Oliverio non ha messo per iscritto la volontà di uscire dalla gestione commissariale della sanità calabrese. Cosa si fa a questo punto? A questo punto lui dovrebbe dimettersi, ma questo credo che avverrà a breve, perché quando verrà dichiarata illegittima la legge elettorale è molto probabile che questo presidente vada a casa. A questo punto sono i cittadini calabresi che devono prendere coscienza che la vecchia politica non può più gestire temi così importanti come quello della sanità. E non finisce qui. In coda alla conferenza stampa, Dalila Nesci ha annunciato anche di avere presentato un esposto all'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità, senza sconti per nessuno. Chi ha sbagliato cosa? Non solo il presidente Oliverio nel mirino, ma anche il commissario Scura, inviato da Renzi per risanare le casse, coinvolto in un braccio di ferro che finisce per danneggiare ancora una volta i calabresi.